Come tutti sanno, la sfera terrestre è al centro dell'universo e intorno ad essa girano il Sole e tutte le stelle, tutte le altre stelle. Tutte sfere perfette. Però c'è qualcuno che non la pensa così. Qualcuno sostiene che la Terra non sia affatto al centro di tutto, ma che al centro ci sia il Sole e che sia la Terra a girare intorno al Sole insieme con tutti i pianeti. Ciò significherebbe che la Terra è un pianeta come gli altri, il che, come ho detto, non è vero. Infatti, se così fosse, Aristotele e San Tommaso l'avrebbero scritto nei loro libri. Invece hanno scritto proprio il contrario. Quindi, come ho detto, la Terra è immobile ed è al centro dell'universo. Essa è racchiusa in 9 cieli. Sì, proprio 9, lo dice Aristotele, non uno di più, non uno di meno. Immaginate che la Terra sia la polpa di un'arancia, con 9 bucce intorno. Per la verità, non ho scelto un paragone molto felice, perché la polpa e la buccia di un'arancia sono della stessa materia e qualità, mentre la Terra, per sostanza e qualità morali, è ben diversa e distinta dai cieli. Infatti la Terra è composta di materia opaca e corruttibile, mentre i 9 cieli e tutte le stelle sono di cristallo, un cristallo lucido, eterno e incorruttibile. Tuttavia, qualcuno ha insinuato che i cieli sono materiali e corruttibili come la Terra. È un'idea assurda! È scandaloso degradare i cieli in questa maniera! Oh sì, sì, d'accordo. Stupidaggini, la Luna non può essere rugosa. Sappiamo che è un corpo celeste, quindi come tale è perfetta. Avete delle prove? Aspetta, se tu vuoi! È scritto nei nostri libri! Lascia parlare il professore! Non avevo le prove. Adesso le prove le abbiamo. Nel cielo non ci sono corpi perfetti, oppure corpi imperfetti, ma soltanto corpi misurabili e forze calcolabili. Certo! La divisione fra terra e cielo, che ci hanno insegnato fino ad ora, è erronea. Quello che vediamo alzando gli occhi è materia. Guardiamo in faccia la realtà. E che ne dicano i libri, i preti, i professori e quelli che hanno paura. Quel sistema è sbagliato, che a voi piaccia o no. Vieni, Mazzoletto. La verità non deve far paura. La Terra non è al centro. Questa è la verità. Ecco qui. Qui c'è la Terra e si muove. Si muove intorno al Sole. Eresia! Noi abbiamo conservato fino ad oggi la scienza schiava e asservita al potere. Ci hanno inventato un cielo come pareva loro, pieno d'angioletti, pieno di troni, di cherubini, pieno di serafini. Ma così cacciate Dio dal cielo? Dove lo mettete Dio nel vostro sistema? Dove è sempre stato, in noi, dentro di noi. Nell'universo non ci sono né angeli, né santi, né anime di morte.